Giorgia Viero, e voilà. Aiuto. Sto una mano sola. Vabbè, questa potrebbe, stiamo registrando con la musica. Da, 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 da. Questo è uno scoop, no? Nove set... no, perché sta fatto un po' di strip leggero, ovviamente. Viero, l'ho chiamato di cognome, pensa un po'. Giorgia. Giorgia. Allora, tutto in diretta, vai, questo lo lasciamo, non lo tagliamo. Mentre un fotografo, un caro amico, fa un'altra foto. Ti stanno mangiando tutti i fotografi. Domani fai 18 anni, mi dicevi. Bravissimo, domani divento maggiorenne, quindi abbiamo questa, questo evento. Un giorno speciale. Un giorno speciale, molto speciale, quindi veramente... Insomma, non posso dire che sono contentissima, ma il fatto che vengano tanti amici sia della mia vita da quando ero proprio bimba, quindi ho invitato veramente amiche mie delle medie, amici miei del liceo, l'università e tanti amici dello spettacolo. Noi ti veniamo a spiare, Sì, 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 voi ci sarete ufficialmente, siete ufficialmente invitatissimi. Gossipari. Sì, assolutamente, quindi ecco, mi rincuora il fatto che io possa festeggiare con i miei amici di una vita e con i miei amici anche più recenti, ecco. Io immagino tu ne hai tanti, perché oltre che bella sei anche molto simpatica. Grazie mille, troppo buoni. Senti Giorgia, ci siamo visti prima di Natale. Natale è passato, ha mangiato tanto, si è divertita, ha giocato a tombola. Cosa hai fatto a Natale? Allora, devo dire che non ho mangiato tanto, ho cercato di trattenermi. Dove ho un attimino invece ceduto è il cenone di Capodanno, che lì un po' i dolcini non ce li siamo fatti. Lenticchie. Anche, ovviamente, però dopo le lenticchie succedono, insomma, delle cose brutte, quindi... Stendiamo un velo pietoso, andiamo avanti. Come sta il tuo caro amico, no? Non lo diciamo. Biscardone. Saluto a Biscardone. Allora, un saluto a Biscardone. Aldo, io ho un amore viscerale per te, tu sei il mio papà lavorativo. C'era e tu sei una persona stupenda, eccellente, e io ti voglio un bene dell'anima da qui all'infinito. Ma anche Biscardi dice... Giorgia Viero l'ho scoperta io, l'ho inventata. Certo, il grande Pippo nazionale. Ricordo Giorgia Viero argentina a metà? Mezzo sangue, va, una mezzo sangue. Tutto sì. Però mezzo sangue, è più bello. abbiamo definito più bella di Belen Rodriguez. Andiamo a parlare del il Capri, tu sei Capricorno. Mi fate vergognare così, ma. Sì, sì, per noi sì. È una bestemmia. Senza dubbio. Il Capricorno. Sei Capricorno? Sì. Mi hanno detto un segno testardo. Cocciutissima io, sono molto tenace, veramente. Lo sei. Mamma mia, do certe testate. Molto pratica. Sono molto pratica, molto pratica. Infatti la mia praticità mi ha imposto di aprire un'attività al di là di quello che è il mondo dello spettacolo. E ne abbiamo parlato, assolutamente. E ne parliamo. E poi vi faccio un invito ufficiale anche a curiosare dentro questa attività. Bene, Roma Lazio. Volo, poi ti lasciamo andare a mangiare. Allora, che dire? Io ho oggi proprio fatto un appello che adesso sta circolando proprio in queste ore sul web. Intanto ringrazio ufficialmente il tifoso Marco Borghetti, nonché mio fan, che mi ha omaggiata con un biglietto per andare allo stadio, perché io avevo proprio espresso la volontà di passare l'11 gennaio, che è il giorno del mio compleanno, proprio allo stadio, perché sono tantissimi anni che non ci vado. Perché non ci vado? Perché ho paura e quindi ho sempre preferito rimanere a casa a guardare le partite da casa, però ho voluto rompere questo tabù proprio nel giorno del mio compleanno. Però oggi ho fatto un appello a entrambe le tifoserie, chiedo un gioco pulito, grintoso ma non feroce, chiedo veramente di non essere violenti e di farmi festeggiare il mio compleanno serenamente. Se volete bene a me e al processo di Biscardi, cessate qualsiasi forma di violenza, il tifo non ha colori, veramente. Sì, almeno nel calcio, no? In queste ore purtroppo c'è stato di tutto, nel mondo, guerre, terrorismo, almeno il calcio, insomma, è una partita di pallone che vinca il migliore, via, giusto. Assolutamente, cioè uno deve essere sportivo, è anche bello prendersi in giro, sarà me, perché deve degenerare una presa in giro? È così bello fare uno sfottò simpatico e riderci su insieme con il proprio avversario, ecco, io vorrei, purtroppo è un'utopia, lo so, ma comunque finché... potrò e quando mi viene dato occasione mi piace ricordare che vorrei uno stadio non violento, ecco, anche per i bambini, per le mamme. E l'altra cosa importante che ribadiamo da dire è che bisogna avere la
Moviola in gambo! Moviola in gambo! Eh sì, ci vuole, ci vuole, dai! Allora, auguri! A domani! No, non si fanno prima! A domani! A domani, auguri! Benissimo, a domani! Ciao a tutti! Grazie a voi!